hanno rischiato di perdersi per davvero, ma nel giro di un anno Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono riusciti a ricucire il loro rapporto e tornare ad amarsi come un tempo. Il cantante neomelodico e l'ex giudice di X Factor, dopo mesi di tira e molla, avevano deciso di separarsi di comune accordo. I due, ufficialmente insieme dal dicembre 2006, avevano dato alla luce il figlio Andrea nel marzo del 2010. A distanza di 7 anni, però, qualcosa nel rapporto si era rotto e pareva irrecuperabile. Della Tatangelo disse che aveva lasciato la monumentale villa romana del compagno, allontanandosi da una vita piena del calore degli amici e povera di quello di Gigi per lei. Invece quest'estate le circostanze sono cambiate. Prima le vacanze insieme in Sardegna, poi l'anello di fidanzamento aveva fatto nuovamente capolino al dito della cantante di Sora. Infine la conferma definitiva, arrivata ad agosto dal settimanale Oggi. Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita, aveva spiegato Gigi D'Alessio al settimanale di Gossip. E Anna Tatangelo, entusiasta, gli aveva fatto eco raccontando che ha fatto di tutto per salvare la loro famiglia di cui fa parte il figlio Andrea, da mamma e da donna ho sentito il dovere.